La sua squadra veniva da un paio di settimane di riposo forzato, da questo punto di vista, come giudica la prestazione dei suoi? Vede, io il riposo forzato purtroppo non mi piace mai, perché alla fine ti fa perdere quella continuità di gioco e soprattutto ti fa perdere quel fattore nervoso che chiaramente è fondamentale non perdere mai. Quindi quando si gioca una partita la bellezza del calcio è che si ha sempre la possibilità di rigiocare 7 giorni dopo e di riconfermarsi se hai vinto o di cercare la reazione se hai perso, ma mantieni sempre quella carica nervosa importante che ti consente chiaramente poi di esprimere il meglio di te. Quando ci sono queste soste, come nel caso nostro, peraltro forzata per via della partita con l'Arezzo che è saltata, è chiaro che normalmente non sono molto contento. Si aspettava qualcosa di più sul piano del fraseggio e come vede la lotta per la salvezza in questo rush finale? Ma io vedo che ancora niente è definito, anche perché poi bisogna vedere che cosa decideranno i vertici federali per quanto concerne l'Arezzo, questo potrebbe cambiare molte cose. Poi questo è un campionato particolare, particolarissimo. Al girone d'andata il Livorno sembrava che avesse praticamente vinto il campionato in scioltezza. Poi c'è stato un momento di amnesia, il Siena, che è una squadra molto forte, è riuscita ad approfittare di questo e quindi anche la lotta al vertice è ancora tutta da decidere. Peraltro, con il discorso dei playoff che investe 10 squadre e quest'anno addirittura potrebbero essere 11 se la Viterbese vince la Coppa Italia. Io direi che secondo me tutte le partite sono ancora difficilissime e dire che una squadra è già condannata, obiettivamente io ci starei molto attento. Probabilmente quella che è più in ritardo farà un attimino più di fatica, ma io il Cuneo l'ho vista veramente molto, molto bene, l'ho vista molto bene nelle ultime partite, l'ho vista molto bene anche oggi sul piano dell'aggressività, della voglia, della determinazione e quindi ritengo che ci siano ampi margini di possibilità per raggiungere questa salvezza. Quindi mi